Benvenuti nella nostra rubrica Il destino di un uomo nei numeri. In questo episodio parleremo di un musicista, un direttore d'orchestra, un compositore, oggi ritenuto uno dei più grandi geni della musica. Questo personaggio nasce nel 1770 a Bonn ed è Ludwig van Beethoven. Venne battezzato con nome di Ludovicus van Beethoven e quindi andremo a guardare insieme anche il perché e come questo nome, che è il nome di battesimo, influenza poi l'energia dal punto di vista della personalità di Ludwig van Beethoven. Il senso di andare a guardare l'energia di un personaggio, di un compositore musicale e di un direttore di orchestra è per andare a esplorare un aspetto dei numeri che sino ad ora, nei vari video che abbiamo fatto, non abbiamo ancora toccato, che è la correlazione fra la musica e i numeri, ma non solo, anche andare a vedere quello che è il talento musicale e come anche il personaggio andrà a sviluppare quelle che sono le sue capacità e quello che è il suo progetto di vita e quello che è il suo destino attraverso l'energia dei numeri. Innanzitutto dobbiamo fare una distinzione, il fatto che c'è una grande differenza fra nome e cognome e la data di nascita. Il nostro nome e cognome ci parla del nostro passato, delle qualità e dei talenti con cui noi vediamo all'interno di questa vita, di quello che il gruppo si aspetta da noi, il gruppo in cui noi nasciamo, quello che può essere la nostra famiglia e la società, mentre la nostra data di nascita ci parla del lavoro che noi dobbiamo fare e dello sviluppo che noi dobbiamo portare all'interno del tempo in cui viviamo per riuscire ad andare a realizzare noi stessi, fare un'evoluzione di coscienza e attraverso la somma del nome e cognome andare a manifestare un nuovo livello di personalità, un processo evolutivo. All'interno del nostro tema c'è una grande tensione costantemente tra quello che è il nostro passato, da quello in cui veniamo, e il nostro futuro. Il nostro futuro in un tema è rappresentato dalla somma della nostra data di nascita. Van Beethoven nasce in un grandissimo periodo che è il passaggio dal 700 all'800, in cui c'è un progressivo distaccarsi di quelli che erano i musicisti e degli artisti da quella che era la nobiltà del tempo. E Ludwig van Beethoven vive profondamente questo processo, che non è soltanto un processo personale, ma anche un processo per trovare la propria indipendenza, quindi non dipendere da quella che era la nobiltà del tempo, ma riuscire a guadagnare da vivere grazie ai frutti del proprio lavoro. Quindi Ludwig van Beethoven nasce con un'energia 34. Il numero 34 ci parla di una personalità che è un grandissimo ricercatore, una persona che tende a una grandissima introspezione, alla ricerca di una crescita evolutiva, perché il 34 è un numero che ci parla proprio di volontà di evolvere, di volontà di crescere, di portare una nuova struttura, il 4, all'interno di quella che era la mente del tempo. E infatti la somma dei suonanti del nome di Ludwig van Beethoven ci dà il numero 49, 13, 4, che è come gli altri lo vedono, come egli si mostra, cosa gli altri percepiscono da lui. E gli altri lo vedono proprio, 13, come un inventore, come colui che ha una grandissima resistenza, perché il 49 è il numero della grande capacità di superare quelle che sono le prove della vita, perché vuole entrare profondamente in contatto con il proprio essere, con la propria anima. Lui ritiene che la musica sia uno strumento attraverso il quale l'uomo può sperimentare attraverso i sensi un aspetto più profondo di se stesso. Infatti il 7 è il numero della spiritualità, il 13 è proprio il numero che ci parla della elevazione, della trasformazione, del grande passaggio evolutivo che questo richiede. Andiamo a guardare quello che è il suo intento personale, cioè il numero che deriva dal suo nome di nascita. Quando noi andiamo a dare il nome di nascita a un bambino o una bambina, stiamo dando a quell'essere umano un grandissimo supporto per la propria vita, perché questo numero è il numero che lo aiuterà a divenire, a realizzare se stesso. Il numero 31, il numero associato alle somme delle lettere Ludwig deriva da un termine tedesco, che poi è anche il significato della parola Ludovicus, che è il nome di Ludwig in latino, il nome con cui lui viene battezzato, che ci parla proprio di qualcuno che vuole ottenere
avere una grande gloria in battaglia. Lui vuole essere portatore di qualcosa di totalmente nuovo e ha il coraggio, si dice, del portabandiera, cioè di affrontare tutte quelle che sono le ostilità che incontrerà nel tempo. Siamo in un periodo di grande passaggio, proprio perché deve innovare quella che era la musica del tempo. E questo che è il numero dell'eredità, cioè il numero che deriva dal suo cognome, è il numero 52, che è un numero di nuovo che ci porta al 7, cioè un numero di grande introspezione, ma è un numero che ci parla di una persona che sente e vive di avere perso ogni cosa. È un numero che lo invita, proprio perché ha perso tutto quello che ha all'esterno, ad andare dentro di sé. Infatti Beethoven già dai primi suoi 20 anni inizia a sperimentare una malattia che diventerà sempre più importante, che è la sordità. E questo rappresenterà per lui un grandissimo tormento che lo porterà in alcuni momenti della sua vita anche accanto al suicidio. Ma proprio perché possiede una grande spiritualità e una grande forza e anche una grande capacità di esplorare questo senso di solitudine interiore, troverà in questa energia una nuova forza che lo porterà a comporre quelle che sono le sue musiche più importanti, già a partire dalla Quinta Sinfonia. Se noi andiamo a osservare quelli che sono invece i numeri del suo nome di battesimo, abbiamo un'energia leggermente diversa, perché il suo nome, Ludovicus, ci dà il numero 36-9. Ci parla di una persona che spiritualmente vivrà una grande solitudine, una grande interiorità che lo porterà a contattare sempre aspetti più profondi di se stesso. Noi sappiamo che Ludwig van Beethoven era un personaggio che viveva in solitudine, che ha avuto anche tantissime relazioni che non lo hanno mai portato ad una storia d'amore compiuta, ma questo era proprio dovuto nel suo nome a questo grandissimo lavoro di introspezione che lo doveva portare proprio a distruggere tutto quello che era le vecchie concezioni, la relazione con la società del tempo, per poter creare qualcosa di totalmente nuovo. Quindi lui sperimenterà la condizione umana, 45, ma questo 43 spirituale lo porterà a diventare lui stesso una corda. Lui più volte, e soprattutto nell'ultima fase della sua vita, si renderà conto di voler essere uno strumento del divino. E questo 43, che è l'opposto, il numero inverso del 34, lo porterà proprio a diventare lui stesso uno strumento per poter ricevere la musica divina. Infatti per lui la musica era il modo con cui l'uomo sperimentava nella materialità il contatto col divino. Molto interessante che la somma del suo nome e cognome completo ci dà il numero 83, 20, 11, 2, e 83 vuol dire proprio colui che apre nuove porte al mondo, rappresenta proprio il successo, il rimanere in un certo senso anche nella storia, l'11, il profeta, qualcuno che porta qualcosa di innovativo, tanto che soprattutto negli ultimi anni della sua vita la sua musica aveva una struttura tale che per il tempo era troppo nuova, il tempo non riusciva a capirlo e soltanto il tempo gli avrebbe dato il successo che meritava. Andiamo ad osservare la sua data di nascita. Ludwig van Beethoven nasce in un periodo storico che vede la rivoluzione americana, la rivoluzione francese, in cui abbiamo le prime crisi delle monarchie e l'introduzione di quelli che erano i principi della libertà. Quindi a un livello il desiderio di essere più indipendenti per andare proprio verso la direzione della propria realizzazione. Lui nasce il 16 di dicembre 1770 e in questo 16 di dicembre lui porta proprio questo grande passaggio. Lui è un musicista che ama l'armonia, che ama i cromatismi, che ama l'equilibrio musicale, ma nonostante tutto uno inserisce nelle armonie e nelle musiche del tempo un tono nuovo, quindi crea un'energia totalmente diversa per poter creare appunto questo cambiamento e porta una grande creatività, una creatività 12-3 che è basata su un profondo sentire, una grande sensibilità
che lo porta 10 a staccarsi dalle quelle che erano le regole del tempo, dal punto di vista di ciò che veniva creato, per diventare indipendenti. Parlavo proprio prima di quanto l'indipendenza fosse per lui importante. E infatti si stacca progressivamente dall'aristocrazia viennese per diventare uno dei primi musicisti che è in grado di vivere del proprio lavoro, del proprio guadagno. Questo grande passaggio per lui è fondamentale. Se noi sommiamo il giorno e il mese, che ci dà il numero 28, otteniamo l'energia di colui che deve osare uscire da quelle che sono le richieste del collettivo per fare un grande passaggio. Infatti, proprio nel periodo che va tra i 40 e i 45 anni, lui fa un enorme passaggio, arriva a questa indipendenza. Ed è proprio nel momento in cui sviluppa questa sordità sempre di più, che si chiude dentro di sé, però questo chiudersi lo porterà, attraverso la solitudine, ha una grandissima forza interiore che lo trasformerà. Il numero 73 è il numero della metamorfosi, per poi portare al gruppo un'energia totalmente nuova. Quindi lui riscriverà l'armonia. Il 24 nella numerologia è il numero che si chiama la trasformazione nello spazio e nel tempo. Sono gli anni di grande trasformazione in cui diventa estremamente recettivo e diventa lui stesso appunto uno strumento. Quindi crea una forma nuova, si chiede se quella forma, quella energia, quella struttura che ha ereditato sin dalla sua infanzia attraverso proprio gli studi che aveva fatto con i suoi maestri, sia la forma ideale, e la inizia a rinnovare. Una forma che diventa ricettiva ad una sensibilità interiore. Il numero 16, che è la somma della sua data di nascita, ma anche il suo giorno di nascita, nella numerologia è il numero della torre. Quindi il fulmine che porta un'energia totalmente nuova, che porta un'aria fresca, e come dicevo anche in precedenza, il numero 43, la capacità di sapersi adattare, di una grande instabilità interiore che vive anche attraverso la vita esterna, che però lo rende come una canna di bambù, qualcuno che è in grado di contattare profondamente il divino, come affermerà più volte, e di diventare lo strumento che esprime le leggi della creazione, la musica della creazione. Ricordo a tutti che se avete piacere di fare una consulenza con me di numerologia esoterica per vedere quello che è il potenziale del vostro destino, potete chiamare la mia segreteria, lo 059 686147, o scrivere a secretary@internationalshishoschool.com.